Matata. Hakuna Matata. Allora voi potete ripetere. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Si fa così. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jambo. Jambo. Jambo sana. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jambo. Jambo. Jambo sana. Hakuna Matata. Viva, 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 viva. Viva Lucarca di San Giuseppe. Viva. Viva Lucarca di San Giuseppe. Viva. Viva Lucarca di San Giuseppe. Viva. Stasera. Aspetta un po'. Maria, Maria, che non c'è alloggio per nato stasera? Ah, sì. Non c'è alloggio per voi stasera. Giuseppe. Maria, come farò? Maria, come farò? Giuseppe. Giuseppe, combattevo il suo degno. Vedi che alloggio per nato il nanno? Di nuovo, Giuseppe. Giuseppe, combattiamo il suo degno. Vedi che è alloggio per nato il nanno? Maria, come farò? Maria, come farò? Fagioli di stuporreco! Siamo una mano, la poco? Siamo una poco di passeggeri, venuti dall'Egitto, stanchi di tanta via, posti di fame della City, ce ne alloggio questa sera. Gesù, Giuseppe e Maria, c'è da mangiare e da dormire. Vivo col Giacomo, vivo col Giacomo Giuseppe! Viva! Vivo col Giacomo Giuseppe! Viva! Vivo col Giacomo Giuseppe! Viva! Questi tre signori organizzano la festa di San Giuseppe che c'è dal 1760, quindi da tantissimi anni, c'è da un po' di tempo. Lui è il governatore di quest'anno. Bene! E domani a mezzanotte lui, Pietro, lui Borsellino, Pietro Bellica diventerà il nuovo governatore. Questi uomini insieme al comitato della Pasqua dobbiamo sempre tenerci in cuore perché sono la nostra tradizione. Loro sono quelli che continuano la tradizione di San Giuseppe perché è l'unico paese in Sicilia, Ribera, che ha la straula di San Giuseppe, il carro con i pani. Questo carro originariamente era della festa di Pasqua e veniva portato tra San Giuseppe e Pasqua nella chiesa del Rosario ai primi del 1900 e insieme al pane ci mettevano formaggio, salame e tutto quello che poteva essere utile perché poi alla fine dell'incontro di Pasqua, San Giuseppe e Pasqua, questo abbinamento c'era sempre, il carro della staula veniva smontato e veniva dato tutto quello che c'era sopra agli abitanti che venivano da Sciacca, Calamonici, Montallegro, i paesi vicini, perché sapevano che potevano mangiare, perché la staula non era a questa altezza, era molto più alta. Poi a fine del 1900, con l'avvento della luce elettrica, mettevano i fili e quindi hanno dovuto accorciare la staula e
da sempre San Giuseppe, la confraternita di San Giuseppe e la confraternita di Pasqua hanno portato benessere nella nostra città. E a loro va questo merito di continuare questa grande. Senza tanto.